Dai che facciamo tardi per la finale. Partitona! Ma che bella gioventù allegra! Signora, ha bisogno? Sì, dunque. Tutto è cominciato nel 3800 avanti Cristo, quando io... È un riassunto? Sì, mi dovete lucidare il mio anello maledetto. Me l'aveva regalato il mio caro marito Ramses. Va bene. Sì, ma mi raccomando, un attimino, trattatemelo bene. Sì. Ecco, e non usate mai l'olio di cocco. No. Ecco, e soprattutto, non indossatelo mai e poi mai. Va bene, arrivederci. Sempre di corsa i giovani d'oggi. Arrivo, Rodri. Devo lasciare un messaggino per Matte. Ecco. Ma fumo. Ok. E via, andiamo. Dai, che andiamo. Oh, e questo? Da lucidare. Un lavoretto di precisione. Sembra fatto apposta per me. Wow, che bell'anello. Ti piace? È la seconda cosa più bella che c'è in questa stanza. Da quando sei entrata tu. Patetico. Me lo fai provare? Attenta, lasci le ditate. Wow, è il fichissimo! Come mi sta? Sfigura di fianco ai tuoi occhi. Sei così smielato che attiri le api. E tu ne saresti la regina. Basta, guarda, mi hai stufato, te lo ridò. Non ci riesco. Che succede? Aiutami, non viene via. Faccio io. Sì. Forse... abbiamo un problema. Su questo antico papiro c'è scritto che l'anello maledetto ti trasformerà in una mummia. Cosa? Mi hai dato della scimmia? Oh no, sta già accadendo. Sì, i denti mi stanno cadendo proprio. Comunque non è garbato far notare una cosa così a una signora, lo sai? A chi ti ha insegnato l'educazione, eh? Quanto sei maleducato! Maleducato, che si chiamano di maleducati brutti! Brutti e maleducati, vabbè. Giovanotto! Vuoi un tè? Grazie, signora! Mila, volentieri? Arriva subito, caro! Grazie. C'è del limone? Oh, no. Vado a prenderlo. Mila? Mila? Mila, dove sei? Ah, scusa. Stavo schiacciando un pisolino nel sarcofago. Questi giovani... Siamo i campioni dei mostri. Giovanotti, meno boccona. Un po' di rispetto per chi riposa. Mila? Ti ricordavo più giovane. Sì. Ma quanto tempo è durata sta partita? È tutta colpa di questo anello maledetto. Non riesco più a toglierlo. Ah, noi non c'entriamo niente. Io però me l'avevo detto. Mi ero raccomandata che nessuno lo indossasse.
Tranquilli, ragazzi! Sono appena tornato dall'Egitto e ho scoperto come salvare Nila! Certo che ai giorni d'oggi ci si sposta in fretta, eh! Ah, che tempi! Nila, grazie al potere dell'acqua del Nilo, ti smummifico! Hai sbagliato, mummia! E comunque l'acqua del Nilo non funziona! Ma l'ho letto su internet! Sì, vatti a fidare dell'internet! Per smummificare una mummia ci vuole il bacio del vero amore! Lo sanno tutti! Bacio! 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 Sono libera! Finalmente! Il bacio d'amore funziona sempre! E allora, giovanotto, perché non smummifichi anche me? No, guardi, come se avessi accettato! Matte, la mummia ci ha pagato in scorpioni! Almeno ci ha pagato! Ah, oh, giusto! Ciao, ragazzi! Ciao, tesoro! Tesoro? Sì, dopo quello che è successo tra di noi, pensavo che io e te... Ma perché? Cos'è successo, scusa? Ci siamo baciati! Cosa? Io non ricordo di aver baciato assolutamente nessuno. Tantomeno uno con quel vestito da esploratore. Bleh! No, non si ricorda niente! Ma, Matte, ma se Nila non si ricorda niente, come fa a sapere che eri vestito da esploratore? Già! Matte? Matte? Ah, l'amore!